Buongiorno a tutti e benvenuti. È il primo consiglio comunale con questa nuova formazione dei consiglieri. Cominciamo dando la parola a Matteo Bossi, rappresentante dei ragazzi. Signor Sindaco, signori assessori, signori consiglieri, sono Matteo Bossi, studente della terza D dell'Istituto Nazario Sauro. Con molto entusiasmo prendo la parola a nome dei miei compagni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, portando alcune nostre proposte di attività. Noi ragazzi ci siamo preparati a questo incontro con voi, amministratori e consiglieri comunali, perché crediamo che un confronto diretto sia molto importante. Speriamo che sia davvero efficace e che le nostre richieste vengano accolte. Nei diversi incontri abbiamo avuto modo di affrontare gli argomenti e abbiamo visto che il nostro territorio presenta aree a rischio sicurezza. Però è necessario trovare delle soluzioni. Inoltre abbiamo osservato con attenzione i parchi e le aree verdi di Malnate con l'intento di riprogettarne alcune zone per renderli più fruibili. Oggi vi esponiamo i risultati del lavoro svolto in collaborazione con le altre scuole del territorio. Infatti vi accorgerete che, se anche apparteniamo a due fasce d'età diverse, spesso abbiamo osservato le stesse cose. Do ora la parola ai ragazzi della scuola primaria Cesare Battisti e Tito Galbani, che hanno condotto un'indagine sulla viabilità. Malnate. Studi e proposte per una viabilità più sicura e salutare. Per affrontare il tema della viabilità abbiamo analizzato la struttura e la funzione delle strade al tempo dei Romani, che fanno parte della nostra programmazione di storia. Attraverso l'analisi e di testi e immagini abbiamo individuato le caratteristiche delle strade e le motivazioni per cui sono state realizzate. Movimentare gli eserciti, controllare i territori e le popolazioni conquistate, mantenere i rapporti commerciali. Buongiorno a tutti, sono Laura Battaini, vice rappresentante della classe Quinta C. Le nostre classi hanno fatto un'indagine su come vorremmo fosse Malnate per essere una città a misura di bambino e sono emerse alcune problematiche su cosa manca, cosa vorrei ci fosse, problemi da risolvere. Io personalmente vorrei più parchi attrezzati per giocare e divertirmi con i miei amici. Vorrei anche una piscina e una pista ciclabile per attraversare la città in sicurezza. Si eviterebbe così anche il problema dello smog, poiché durante alcune ore di punta molte macchine circolano e l'aria diventa irrespirabile. Cosa si può fare, signor Sindaco? Buongiorno, io sono Elisa Lepore, rappresentante della classe Quinta C. Secondo me a Malnate mancano delle ciclabili che collegano i vari quartieri di Malnate al centro, alle scuole elementari e medie, alle chiese. Più aree gioco attrezzate all'aperto, anche per i bambini più piccoli. Risistemare o rinnovare il percorso vita del Parco Primo Maggio e aggiungere nuovi tavoli con panchine per poter studiare in mezzo alla natura. Buongiorno, io sono Elisabetta, rappresentante della classe Quinta B. Secondo me a Malnate mancano una piscina, una pista ciclabile, una pista di pattinaggio e un bel maneggio. Io vorrei una bella palestra completa. Buongiorno, io sono Dario, rappresentante della classe Quinta B. I problemi della nostra città sono la mancanza dei parcheggi a Gurone, l'assenza di una pista ciclabile e un punto di ritrovo dove organizzare feste della nostra comunità. Adesso do la parola ai compagni della scuola secondaria. Mi chiamo Cristian Squadrito. Vi ringrazio per la vostra presenza in questa sede e per l'attenzione che sicuramente presterete alle nostre osservazioni e richieste. Sappiamo che la gestione di una scuola richiede uno sforzo finanziario notevole, ma siamo convinti che, nonostante le ristrettezze di questo momento critico per tutto il nostro paese, farete il possibile per sostenerci. Studiando cittadinanza abbiamo imparato che l'educazione personale e l'istruzione sono la base della formazione della persona e del cittadino. Mi chiamo Sara Tavazzi. Come abbiamo già sottolineato, l'educazione e l'istruzione sono fondamentali per la formazione della persona e del cittadino. Gli amministratori ci hanno spiegato in modo concreto il funzionamento del Consiglio Comunale e ci hanno fatto capire che la partecipazione è il cuore della cittadinanza. Noi siamo qui a vedere l'elemento più importante per i ragazzi e anche per l'amministrazione. Un momento, oserei dire,
se mi passate il termine, folcloristico. Ma non è questa la realtà del Consiglio dei ragazzi. Il Consiglio dei ragazzi lavora un intero anno su diverse problematiche e porta all'interno delle singole realtà scolastiche, delle singole classi, il lavoro che viene proposto. La società si è evoluta, abbiamo oggi l'opportunità di poter far esprimere anche ai ragazzi attraverso la loro voce diretta i bisogni e le necessità, ed è un elemento molto importante. Si è andato avanti e si deve andare in questa direzione. Solo ascoltando loro noi possiamo cambiare e mutare la nostra cittadina. La scuola è vero che è sussidiaria alla famiglia, la famiglia è il primo compito, molte volte la scuola è di supporto e molte volte riesce a fare quello che le famiglie non sempre riescono a dare. Per cui la scuola è importante, continuate così ragazzi, l'educazione e l'istruzione sono fondamentali, non perdete queste occasioni perché le rimpiangerete dopo. Grazie a tutti. Mi unisco al coro delle persone che sono un po' entusiaste di questi ragazzi che di anno in anno crescono, ci danno degli spunti di riflessione, ci danno motivi per formare una comunità che sia sempre più attenta e pronta a soddisfare le esigenze dei nostri ragazzi. Fare politica non è una cosa sporca, come qualcuno vuole farci credere. Fare politica è una cosa bella, quando viene fatta nel modo giusto. Polis è la città. Polis è la comunità, civis è il cittadino che vive nella comunità. E voi ragazzi state crescendo nel modo giusto. Gli spunti che oggi avete dato sono degli spunti che fanno crescere la nostra cittadinanza, vi fanno crescere nel senso giusto dell'approccio alla politica. Abbiamo proposto come associazione genitori che ai diciottenni, a partire da quest'anno, venga consegnato il documento più importante che valorizza la nostra cittadinanza, e cioè la Costituzione. Vi invito quindi a crescere con lo stesso impegno, con la stessa buona volontà, con gli stessi propositi che avete dimostrato fino ad oggi. Tanti auguri a tutti. Grazie. Ilaria e Enza sono due mamme dei bambini o delle bambine che hanno partecipato a questo Consiglio dei ragazzi. Penso che sia una cosa molto bella essere genitori di bambini che già dimostrano di voler partecipare alla vita del paese. È proprio questo che vorrei sapere da loro: qual è la vostra sensazione nel sentire i vostri figli o le vostre figlie, non so esattamente se sono maschi o femmine, essere partecipe di questo evento e sapere che hanno lavorato per poter dire già da così piccoli per il loro paese? Beh, intanto dobbiamo ringraziare tantissimo l'amministrazione per aver dato spazio ai nostri figli per questa occasione che credo rimarrà veramente nel ricordo dei nostri ragazzi per molti e molti anni, se non per sempre. Il fatto di essere stati considerati, come genitore devo dire che è stato molto emozionante, probabilmente stamattina eravamo più emozionati noi genitori dei nostri figli che hanno partecipato, anche così scambiando poi qualche considerazione con gli altri genitori. Bello vedere che è stato dato spazio a loro, cioè Malnate vuole davvero essere una città aperta alle esigenze dei bambini, loro ne hanno manifestate tante, tante richieste, verranno sicuramente come dire selezionate in base poi come ci è stato detto anche alle risorse dell'amministrazione, ma sono certa che molte di queste richieste verranno prese in considerazione e che soprattutto continuerà questo confronto tra l'amministrazione e i nostri ragazzi, perché di questo c'è stata fatta una promessa, insomma, sia da parte dell'amministrazione e la volontà mi pare proprio da parte di tutte le scuole del territorio di accogliere con grande entusiasmo la collaborazione e l'apertura nei confronti delle problematiche, delle esigenze, dei bisogni che hanno dimostrato i nostri ragazzi con le loro richieste. Io sono la mamma di un bimbo che è stato eletto dai suoi compagni rappresentante di classe, ringrazio l'amministrazione comunale di questo momento che per me è stato molto emozionante, anche perché è un po' un continuum tra quello che si insegna quotidianamente in famiglia, quello che si vive a scuola e quello che l'amministrazione comunale cerca di riproporre come progetto a misura di bambino.
Sono molto emozionata, scusatemi, ma in questo momento in cui si parla tanto di crisi, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche di crisi di valori, sicuramente la presenza dei nostri bambini all'interno del Consiglio Comunale ci aiuta a far comprendere loro anche quanto sia importante mettersi in gioco in prima persona a favore sia della scuola e soprattutto della propria comunità. Malnate Org naturalmente vi ringrazia e vi fa i complimenti, perché con queste basi molto probabilmente la società del futuro sarà forse migliore di quella che abbiamo ora. Ce l'auguriamo. Auguri, grazie. Grazie a voi. Grazie. Siamo alla conclusione di un giorno importante come avviene tutti gli anni, che è quello del Consiglio dei Ragazzi. Siamo con Maresca, il dirigente che ha seguito fin dall'inizio questa importante avventura avvenuta tra l'amministrazione e la scuola. Prima nel tuo intervento parlavi del tuo ultimo momento, del momento in cui si chiude un pezzo di vita importante e si inizia un altro. Stai diventando anche tu, come è successo a me, come è successo a tanti, un ex. Cosa ti rimane di questa esperienza? Mi rimane soprattutto la presenza dei ragazzi, i ragazzi che sono propositivi nei confronti di un'amministrazione comunale, dei ragazzi che ragionano all'interno delle loro classi, dei ragazzi che ce la mettono tutta perché Malnate possa cambiare. E quindi è questa la cosa più bella che mi rimane. Nella tuo intervento prima hai detto una cosa a mio avviso importantissima. Noi assistiamo all'atto finale e c'è tutto un lavoro prima che poi noi non vediamo. Tu l'hai accennato, ma vorremmo essere più curiosi. Come sono i ragazzi nel momento in cui si preparano a questo evento e come sono gli insegnanti? Allora, i ragazzi all'interno delle loro classi incominciano con delle assemblee con i loro insegnanti e scelgono il loro rappresentante. Fanno anche una specie di campagna elettorale e ognuno dice io mi propongo per essere eletto. E molte volte, non sempre, quello che per gli insegnanti potrebbe essere il leader di quella classe viene scelto dai compagni stessi. Nella maggior parte dei casi sono dei veri leader, quindi positivi per la scuola. Il dirigente, quindi nel caso specifico il mio, raduna per la prima volta questi ragazzi e incomincia proprio a capire quali sono le tematiche che a loro interessano in modo particolare. Un anno in modo specifico abbiamo voluto affrontare il discorso all'interno delle classi, all'interno della scuola, che era un discorso legato proprio ad azioni di bullismo, e abbiamo cercato proprio su questo elemento far capire che le regole sono importanti. Io ho accennato anche prima al discorso delle regole. Questi ragazzi non hanno esempi di regole. La nostra società non sta dando esempi positivi e allora dobbiamo modificarla. Partiamo da loro, penso che sia la cosa più importante. Malnate Org ringrazia Maresca soprattutto per il grande lavoro che ha fatto a Malnate in questi anni e in questa occasione per quello che sta facendo adesso, e faccio personalmente da ex tanti auguri a un futuro ex. Grazie Pino. Grazie a te e grazie a Malnate Org.